nuovi fratelli questa sera. Spero essi abbiano ricevuto adeguate informazioni. Guardo la domanda. Cercherò di evitare alcuni passaggi più complicati tenendo conto appunto dei nuovi fratelli e li approfondiremo, si capisce, le prossime volte. E intanto è gioco forza fare una premessa sia pure generica per quanto riguarda il problema. E in realtà lo spirito possiede una sua autonomia che significa anzitutto autonomia dell'intelligenza e della coscienza o del cosciente spirituale. È vero che questi attributi si potrebbero sovrapporre a quelli del cervello umano, in quanto che anche l'uomo fisico possiede queste qualità. Ciò che non bisogna confondere è tuttavia una differenza fondamentale che esiste fra l'uomo e lo spirito, o fra questi attributi similari almeno per definizione. Per poter capire la differenza fra l'intelligenza e quindi la personalità o la coscienza dello spirito e quelle corrispondenti nell'uomo, bisognerebbe capire bene il procedimento di valutazione, di apprendimento, di interpretazione che l'uomo dà delle esperienze esterne. Voi, quando assumete una informazione, senza accorgervene, trasmettete questa informazione a tutta una serie di meccanismi. Sono quelli che in parte o quasi abbiamo visto le altre volte. E in realtà l'informazione viene elaborata a tal punto che diventa una registrazione nel cervello. Quando questa informazione necessita, sotto la spinta della necessità e di un procedimento associazionistico che si produce all'interno del cervello, l'informazione ritorna alla coscienza, sicché voi talvolta avete la percezione del ricordo, altre volte l'informazione si presenta immediatamente alla vostra coscienza. Ma c'è un'altra cosa: voi rivolgete l'attenzione ad un mondo esterno, un mondo fisico che ha certe definizioni, che definite in un certo modo, e scegliete le informazioni di cui dovete impadronirvene partendo da un istinto generale che corrisponde però grosso modo alla vostra qualità. In tal modo ognuno ricerca informazioni ed esperienze proporzionatamente alla cultura, proporzionatamente all'educazione che ha ricevuto, all'ambiente sociale, storico, economico in cui vive. Si può dire che ognuno di voi cerca le informazioni e le esperienze che corrispondono alle proprie esigenze. E vi sono una infinità di tante altre possibili esperienze alle quali non ponete neppure mente. Perché? Perché non esiste lo stimolo dall'interno della psiche e del cervello. L'occasione non si presenta e voi ignorate del tutto che esistono altre esperienze e potete ignorarlo per tutta la vita. Un esempio banalissimo deriva da esperienze diverse che potrebbe fare un europeo da un cinese o da un persiano. E perché ciò? Perché le modalità di vita, la società, l'ambiente storico finiscono col produrre anche tipi di esperienze diverse e quindi di assunzione di informazioni diverse. Cosa vuol dire questo discorso?
vuol dire che voi non potete prescindere, vivendo sulla terra, dalle stimolare o ricevere una serie di esperienze storicamente adeguate e spesso di pura e semplice convenienza umana. Infatti, nel corso della vita voi apprendete anche una quantità di cose inutili, e una quantità di cose che non soltanto sono inutili, ma non risultano neppure pratiche per quanto riguarda la vita comune, ma le apprendete ugualmente. Le stesse cose utili, e intendo cose utili quelle che colpiscono la vostra esperienza e la costituiscono, voi le assumete attraverso tutta una serie di procedimenti, che sono un po' la scena che voi recitate nel corso della vita. Voi, se dovete apprendere qualcosa, se dovete fare qualcosa, dovete assumere un ruolo di recitazione, praticamente, ed è la recita che vi impone la società, la vita, l'educazione, i rapporti umani, il galateo o tutta una serie di fatti e di cose non strettamente pertinenti, direi, alla domanda. Per ottenere una risposta siete costretti a giocare con la vita, a giocare con i vostri simili e con la società, a imporvi, cioè a dire, tutto un corredo di entrate ed uscite, per così dire, da questo teatro che è la vostra esistenza e il vostro mondo. Il tutto condizionato all'epoca storica, perché le modalità di muovervi su questo scenario della vita sono oggi da voi così, 100 anni fa erano diverse, 2000 anni fa molto diverse ancora. Lo spirito non recita, ed ecco che immediatamente lo spirito diventa qualcos'altro. Diventa qualcos'altro nella misura e nel momento stesso in cui, pur assumendo esperienze, le assume con una modalità del tutto diversa. Non è anzitutto lo spirito un ambiente sociale, come lo definite voi, e pur avendo un ambiente spirituale, cioè di fatto di esseri simili, questi non sono organizzati così come siete organizzati voi. L'assunzione delle esperienze non necessita di un particolare gioco fittizio o ipocrite o conveniente o culturale, e questo è più importante. Ma l'esperienza viene assunta direttamente perché lo spirito ha la possibilità di raggiungere immediatamente il nucleo dell'esperienza e di impadronirsene e di elaborarlo, sì, o rielaborarlo con esperienze che già possiede, ma in ogni caso non segue la via indiretta, qual è quella che seguite voi, ma la via diretta. L'intelligenza dello spirito, dunque, è un'intelligenza la quale non si muove assolutamente in meandri esterni, quale l'ambiente esterno imporrebbe, ma si muove secondo una intenzione interna, vale a dire che lo spirito ricerca e ritrova esclusivamente in se stesso gli elementi che possono giovarli per l'assunzione di esperienze successive, che noi definiamo conoscenze successive, perché in realtà esperienze è un termine che implica una lotta, implica una fatica da parte di chi vi provvede, ma l'esperienza è sempre una conoscenza. Chi riceve un'esperienza possiede qualcosa di più di chi quella esperienza non possiede. Si trasforma, cioè a dire, in una nozione, ma in realtà diventa qualcosa che si aggiunge al patrimonio interiore. E secondo questa misura non esistono esperienze basse o alte, positive o negative. Tutte le esperienze sono ugualmente positive, perché tutte, anche quelle che considerereste le più abiette, aggiungono qualcosa sempre alla personalità
perché trasformano questa personalità in qualcosa di più che l'aggiunzione dell'esperienza stessa. Lo spirito, quando vive a contatto col corpo, assume poco, per la verità. Assume poco rispetto a quando è in assoluta libertà, perché il corpo non si presta ad esperienze complicate dal punto di vista spirituale. E in realtà l'esperienza umana genericamente si può dividere in due grossi gruppi: fare azioni positive o fare azioni negative. Non sembra ci siano altre alternative. Fare qualcosa di positivo e può significare trasformare qualunque esperienza in qualcosa di utile, cioè dire capire l'esperienza a qualunque livello. E negative è non capirla affatto, subirla semplicemente. E dunque, quando io ho detto esperienza positiva e negativa, non mi riferivo al male e al bene, naturalmente, perché male è da considerarsi soprattutto il ricevere l'esperienza senza maturarla dentro di sé, qualunque sia l'esperienza, cioè senza trasformarla in un dato conoscitivo, mentre è comunque bene trasferire dentro di sé, qualunque sia il tipo, l'esperienza e rielaborarla e valutarla e interpretarla secondo la propria intelligenza. Lo spirito non segue questo procedimento, perché lo spirito non è anzitutto una zona di impatto, di incontro, come voi l'avete con la materia e come lo spirito ce l'è nel momento in cui viene sulla terra. Lo spirito procede semplicemente ad una scoperta della realtà. La realtà che è intorno a lui e quella che c'è dentro di lui. Questa scoperta può costare una elaborazione e che potremmo interpretare come il lavoro dello spirito. E in realtà egli usa la propria intelligenza spirituale per interpretare, per capire, per penetrare questa realtà esterna. La penetrazione dipende dalla sua evoluzione e dalla maniera come usa la propria intelligenza, la quale, ripeto ancora, è una intelligenza che non si muove nelle strutture di una cultura qualsiasi, ma soltanto nelle strutture di una conoscenza fatta di idee semplici. La cultura dello spirito è la cultura delle idee, è la ricchezza delle idee, mentre la cultura dello spirito incarnato e quindi dell'uomo è una cultura di tipo umano, tutta particolare, fatta di esperienze o di cultura propriamente dette, ma in ogni caso ancorata a quella che è la necessità della vita umana. Libero da questa necessità, lo spirito, è chiaro, si muove con un'autonomia che gli deriva dal suo istinto, dalla sua ragione spirituale, e non ha bisogno di alcuna sovrastruttura di tipo umano o di tipo pseudoculturale, perché tutto ciò non esisterà più nel suo mondo. Ora dunque mi sembra che la questione si riduca notevolmente considerando il problema in questi semplicissimi termini. Lo spirito possiede una intelligenza la quale, nel momento in cui si incarna, appare soltanto a un livello, direi estremamente rarefatto, della vita comune vostra. Quel tipo di coscienza spirituale, quel tipo di esemplarità, di giustizia, di capacità spirituale che è dentro di voi e che scatta in certi momenti, questo è un riflesso o è una partecipazione o compartecipazione dell'intelligenza spirituale, la quale è una cosa molto diversa dall'intelligenza razionale di tipo psichico. L'intelligenza razionale di tipo psichico vi porta a delle valutazioni occasionali, o come dire, di comodo, perché voi valutate in base al grande principio dell'egoismo umano. E questo è anche, direi, un suggerimento di ordine biologico,
mentre l'intelligenza di tipo spirituale, quella che si manifesta nella profondità del vostro essere, rispetto all'intelligenza materiale ha un carattere di irrazionalità. E perché? Perché non si basa più sul momento storico e contingente, non si basa più su elementi pseudo-culturali o pseudo-sociali o economici, ma trae, direi, la sua direzione unicamente dalla propria matrice spirituale, la quale propria matrice spirituale diventa una caratteristica indipendente dalla struttura materiale. E voi infatti avete una esigenza talvolta che è soltanto di fondo, istintiva e non ragionevole, diciamo pure, la quale può portarvi a compiere delle azioni irrazionali che hanno tuttavia una significazione spirituale, oppure a darvi una valutazione di un evento già compiuto, una valutazione che non è strettamente biologica o psicologica, ma è irrazionale nella misura stessa in cui si pone in antagonismo con quella che dovrebbe essere la norma biologica della vita. Perché non dimenticatelo, la norma biologica vi porterebbe esclusivamente a vivere una esistenza autonoma, fine a se stesso, vita per vita, egoismo per egoismo. Se questo non si verifica nell'uomo, è perché l'uomo possiede quella stimolazione la quale provvede a creare questi dispositivi che chiameremmo di irrazionalità nel campo umano e che sono il suggerimento più profondo dello spirito. L'animale non è tutto questo. L'animale effettivamente si muove soltanto secondo un'esigenza biologica, e non potete trovare nell'animale alcuna libertà o fantasia nell'ambito di questa manifestazione biologica, perché manca lo stimolo alternante, cioè dire, manca proprio questa stimolazione spirituale. Nell'essere umano questa stimolazione tuttavia è debole. È debole, direi che anzi debolissime, perché si manifesta, è vero, in quasi tutti gli esseri umani, ma incontra una resistenza passiva, io chiamerei, e la resistenza passiva è il raggruppamento di tutta una serie di stimoli che lungo l'arco di generazioni e generazioni hanno creato un condizionamento di fondo nella psiche e nel cervello. Il condizionamento di fondo, tuttavia, trae la sua origine dalla natura della cellula, la quale è di per sé egoista, diciamo in termini filosofici, e cioè dire tende alla propria sopravvivenza. Il corpo umano tende alla conservazione di se stesso, e questo è un fenomeno biologico dal quale non si può prescindere. E dunque questa stimolazione spirituale, tuttavia, a lungo andare ha creato un'interferenza in questo atteggiamento cerebrale, per così dire, della razza. L'interferenza tende, e ha raggiunto almeno il risultato, di rendervi perplessi, cioè dire, ha stimolato, in altri termini, in termine sociale, quello che è il cosiddetto moralismo umano. E voi vi siete creati delle giustificazioni o delle inibizioni di carattere pseudo-moralistico sotto la spinta indiretta dello spirito, ma non potendo lo spirito qualificarsi nell'ambito umano, il messaggio è stato da generazioni e generazioni filtrato ed è diventato, direi, l'occasione di una moralità di tipo umano, che non corrisponde ovviamente alla vera e autentica morale, ma che tuttavia è soltanto l'ombra in ogni caso di questa moralità, e tuttavia è stato sufficiente per organizzare lentamente la società in un certo modo,
e non a similianza dell'animale, ma secondo una concezione un po' più lata di una pseudo civiltà, direi intellettuale. Ma nonostante questo, la domanda dello spirito è molto diversa ed essa si manifesta a livello irrazionale e, quando appare, direi crea in voi quello che potreste chiamare il pentimento oppure il desiderio di altro, da non confondersi tutto questo con altri condizionamenti di carattere psichico, si capisce, che non hanno niente a che fare con la moralità. Dunque lo spirito, libero dal corpo, si ritrova con una intelligenza ed una capacità di coscienza che non sono più somiglianti all'uomo, ma sono completamente diverse. E questa autonomia è un'autonomia che deriva allo spirito direttamente da Dio, essendo lo spirito una indiretta creazione, essendo lo spirito qualitativamente e strutturalmente simile alla sostanza divina, e da ciò gli deriva per logica conseguenza la serie di attribuzioni che possiede, prima di tutto l'essere una realtà, possedere una individualità, caratterizzarsi in una personalità e dunque possedere anche le qualità, direi, di questa sintesi, cioè dire l'intelligenza, la volontà e lo stimolo a divenire, che è uno stimolo eterno che gli deriva dalla sua stessa struttura. E questo mi pare che in breve, brevissima sintesi si possa dire sulla domanda sulla quale è aperta la discussione. Vi ascolto. No, vorrei precisare innanzitutto bene una cosa, che cioè che quando parliamo di razionalità, parliamo di razionalità del comportamento a livello umano, evidentemente, sì. Di fronte invece, che ha per contrapposto invece un'estrema, assoluta razionalità dello spirito, naturalmente, per quello che riguarda naturalmente, il quale segue una sua logica, naturalmente, la sua logica di un ordine che non è umano, ma che tuttavia è un ordine perfettissimo, intendiamoci bene, è irrazionale rispetto all'umano, ma mai rispetto allo spirito. Mi mette le domande? No. No, quindi evidentemente l'intelligenza, anche la più alta che si può avere sulla Terra, è sempre un'espressione, come dire, deviata, alterata proprio dalla contingenza storica e culturale del momento, rispetto a quella autentica dello spirito, a parte che comunque è sempre dosata in modo proporzionato all'evoluzione. Sì, tuttavia non strettamente legata, diciamo, all'evoluzione o al momento storico, intendiamoci. Infatti fanno eccezioni a tutto questo, direi, talune categorie umane, vero, non so come dire, gli artisti, i letterati, i geni, i matematici, taluni scienziati, cioè voglio dire, o taluni di quelli che voi chiamate santi, vero, non so, vi sono effettivamente, però, delle categorie le quali in un certo senso hanno una comunione un po' più aderente, diciamo, fra quello che è il messaggio dello spirito, cioè lo spirito e la mente e il cervello. Può esistere infatti il modo di accorciare queste distanze e rendere più intelligente il messaggio dello spirito, il quale non apparirà come un messaggio dello spirito, ma sembrerà partire dall'io profondo, e tuttavia può essere, direi, la voce dello spirito che si manifesta dentro di voi, e dipende naturalmente anche dalla capacità vostra di sapervi liberare, almeno parzialmente, dalla struttura e dalla sovrastruttura materiale per avvicinarvi al mondo dello spirito. Cioè, non si può considerare assolutamente il rapporto tra spirito e materia un rapporto a compartimenti stagni, limitato e chiuso da una legge. No, si deve dire che le condizioni sono quelle che sono, ma che anche nella facoltà umana, per predisposizione, per vocazione, per scelta o per esercizio, di avvicinarsi e creare una comunione maggiore.
e in tal modo il quadro si trasforma notevolmente. Quando si diceva conosci te stesso, si diceva esattamente questo, perché il te stesso in realtà partendo dall'uomo significava penetrare dentro di sé, ma per cogliervi qualcos'altro, e per cogliervi che cosa se non lo spirito? Era questo un po' il discorso. E naturalmente conoscendo se stessi, cioè dire avvicinandosi alla struttura più intima di se stessi, l'uomo conosce Dio e l'universo, perché l'uomo e lo spirito soprattutto dell'uomo sono esattamente il riflesso preciso di ciò che è Dio e di ciò che è l'universo. E questo consente naturalmente l'accorciamento di molte distanze, con un mutamento notevole di tutti i rapporti fra spirito, mente e cervello. Un'altra cosa, maestro, allora, non ci sono altre domande. Scendendo forse un po' più in un ragionamento forse più sottile, quando si parla di intelligenza, evidentemente l'intelligenza a qualunque livello non può sussistere che se esiste un elemento su cui applicarsi, e quindi un iter di tipo logico-razionale, cioè i tre elementi secondo me sono strettamente connessi tra di loro. Ora, passando dal piano umano al piano dello spirito disincarnato, sì, questo spostamento di valore, sia a livello di coscienza, sia a livello di intelligenza, è fortissimo e può influire su quella continuità dell'autocoscienza, della coscienza del proprio io di cui parlavamo l'altra volta, in termini di seduta. Cioè può questo creare delle lacune oppure dei traumi in questa continuità, dei vuoti? Dato l'ampliarsi, e non solo l'ampliarsi, ma la differenza totale dei punti di vista dell'intelligenza e della coscienza tra uomo e spirito. Beh, io non direi dei vuoti, perché pensi a dei vuoti? Cioè c'è solo un ingigantimento della visione. Si sposta la dimensione, l'ottica, la messa a fuoco diventa diversa, in fondo. E tu hai detto giustamente l'intelligenza per applicarsi ha bisogno di qualcosa su cui applicarsi. In realtà l'intelligenza per esistere necessita di una realtà che gli sia intorno. Vorrei dire che al limite un'intelligenza che per esempio si manifestasse nel niente assoluto sarebbe difficilmente da catalogarsi come intelligenza. Vorrei dire che non avendo alcuna realtà intorno a sé, l'intelligenza non avrebbe alcuna possibilità di manifestarsi, no. Sarebbe un'intelligenza bloccata. Intendevo anche un'altra cosa, cioè che l'intelligenza ha bisogno in sé di una meccanica razionale, tipo logico, quasi matematico, sì, per esercitarsi. Sì, naturalmente... una meccanica, sì, è l'ordine logico che è interno alla struttura che pensa. E che struttura l'intelligenza stessa, naturalmente, come noto. E infatti l'intelligenza è applicabile soltanto ad una forza che posseda la individualità e la personalità. E cioè dire sia un tutto armonico che possieda idee le quali siano coerenti e siano comunque idee stabili da un punto di vista di logica, ed ecco che dunque scatta in siffatto modo l'intelligenza, che è la maniera logica di coordinare queste idee. E nello spirito questa intelligenza è sempre logica in maniera assoluta per quanto riguarda il coordinamento delle idee. Può essere insufficiente nel manifestarsi, ma è logica quando viene ad applicarsi in maniera corretta. Quindi, centrato questo discorso sull'intelligenza dello spirito disincarnato, evidentemente, dato che non ci può essere una differenza, diciamo, né qualitativa né quantitativa a livello spirituale intelligenza, l'unica differenza sta nelle possibilità di applicazione e quindi sulla quantità di idee semplici che sono patrimoni in quel, esatto, momento dello spirito. Esatto. Sì. E che quindi sono in rapporto diretto con la sua evoluzione, cioè con la, esatto, sua percezione della conoscenza. Sì, possiamo anche dire evoluzione per intenderci, sì, poi la stessa cosa. Esatto. E vorrei fare un riferimento al discorso di
Diciamo che può verificarsi, in realtà l'uomo aumenta notevolmente il proprio potenziale quando riesce a trarre dal profondo di se stesso, certe capacità che altrimenti il cervello da solo non avrebbe. E cioè proprio questo tipo di genialità, di predisposizione, qualunque possa esserne la destinazione. L'utilizzazione può essere diversa e dipende dall'evoluzione. Maestro, volevo dire una cosa. Volevo dire che l'intelligenza, per quanto si riferisce allo spirito, l'intelligenza intanto può applicarsi, perché si deve riferire a una realtà che in parte conosce, ma che in parte è sconosciuta. Ora, spostando il problema in termini del discorso, l'intelligenza di Dio su quale realtà si applica? Su se stesso? Sì. L'intelligenza di Dio è un capitolo tutto a parte della questione, perché lo spirito in fondo, diciamo pure, ha necessità di questa intelligenza, perché è un essere in evoluzione ed è un essere il quale cammina lungo questa evoluzione e si arricchisce di conoscenza. Dio invece non è soggetto a evoluzione. L'eternità di Dio non consente un concetto di evoluzione. Dio è tutto, è sempre stato tutto. E dunque l'intelligenza di Dio è la manifestazione della perfetta organizzazione logica che tutto il patrimonio divino ha in sé. E questo patrimonio divino, eterno, infinito, senza limiti, è organizzato in una maniera perfettissima e assoluta, tale da dover necessariamente ammettersi che la modalità di organizzazione perfetta derivi da una qualità che è appunto l'intelligenza. Questa intelligenza dunque non si basa sui caratteri esterni della divinità, per esempio la creazione, non si può neppure desumere dai caratteri esterni, e cioè dire dalla creazione, perché è una capacità interna della struttura divina. Dio possiede l'intelligenza al sommo grado perché questa intelligenza fa parte del proprio patrimonio. Però io vorrei qui chiarire una cosa per non lasciare sospeso un apparente equivoco. Perché noi nel parlare di intelligenza forse vi abbiamo dato l'impressione che l'intelligenza sia qualcosa come potrebbero essere, non so, i globuli rossi nel sangue, cioè qualcosa di esterno, un quid isolato che lo spirito si ritrova dentro come un corpo estraneo, sia pure necessario, ma comunque estraneo. L'intelligenza non è la stessa cosa, per esempio, della memoria o della cultura. Se voi in questo momento vi mettete a leggere una parola, per esempio, di una lingua che non conoscete, il cinese, questa lingua, l'immagine, si fissa nel vostro cervello e si fissa in una maniera fisica e si registra. È un corpo estraneo a rigore. Voi potete portarvelo per tutta la vita, questo ricordo. Ammesso che poteste essere eterni, diventerebbe eterno anche questo corpo. Immagine che sarebbe però pur sempre un corpo estraneo, intendiamoci bene, perché le cose non diventano vostre semplicemente perché vi appartengono, restano pur sempre corpi estranei, sia pure vostri. Lo spirito possiede un'intelligenza, ma questa intelligenza non è un corpo estraneo che Dio ha dato allo spirito. Sembra una sottigliezza, ma non lo è. L'intelligenza è il carattere stesso della struttura di cui è composto lo spirito. E questo è esattamente quanto si verifica in Dio. Noi diciamo, per ragioni di conversazione,
dialettiche. Noi diciamo gli attributi di Dio e diciamo intelligenza, il carattere di eternità, il carattere assoluto, infinito. E un po' voi avete l'impressione che si tratti di quasi di medaglie, vero, che Dio abbia sul petto, cioè di cose che possiede e le possiede come oggetti da tenere in tasca o nella mente, che è la stessa cosa, invece no. Si tratta di un corpo unico e perciò noi, parlando di intelligenza per lo spirito, diamo l'impressione di qualcosa di estraneo, sia pure di provenienza divina, d'accordo, ma in realtà non si tratta di una qualità estranea, ma della qualità stessa della struttura dello spirito. Voglio dire che se lo spirito nella propria struttura non possedesse questa caratteristica, non sarebbe uno spirito e non lo diventerebbe mai uno spirito, perché la differenza che sta fra la struttura dello spirito e la struttura dell'universo è proprio in questo, è proprio soltanto in questo. L'universo non è una cosa diversa dallo spirito in quanto a struttura primaria, ma è tal quale alla struttura dello spirito. Se vi è una differenza è perché la struttura dello spirito si è mossa unitamente alla intelligenza di Dio, ed è una struttura che è intelligente perché è organizzata in siffatto modo, qualitativamente e non quantitativamente. Mentre la struttura universale non si è mossa secondo questo cammino, ma si è mossa svincolata dall'intelligenza di Dio, perché è stata spinta in un'altra maniera, e l'intelligenza divina si è manifestata ugualmente accanto alla struttura, ma si è manifestata qui in maniera autonoma, cioè si è stabilizzata in legge. Nello spirito invece esiste ugualmente la legge, ma la legge non è esterna allo spirito, è nella struttura dello spirito, e perciò che lo spirito è l'unica forza esistente che si può definire manifestazione globale di Dio, cioè a dire appunto scintilla di Dio, ed è per questa ragione che lo spirito è immortale. Questa è l'unica ragione per cui è immortale, ed è immortale come struttura, non come sostanza, intendiamoci bene, perché anche l'universo è immortale. La materia non muore mai, si trasforma e si trasformerà in eterno, ma non esiste la distruzione dell'universo, esiste la trasformazione. Lo spirito invece è l'unico essere che non è soggetto a modifiche, perché la struttura, così come si è configurata, con i caratteri e gli attributi primari insiti qualitativamente in esse, conserva contemporaneamente tutte le altre qualità di Dio. Se Dio è dunque eterno, eterno è anche lo spirito, e non può essere diversamente. Ne deriva come conseguenza logica questo procedimento, direi, dell'atto creativo, da cui non si può prescindere, chiaro. Maestro, però non ti pare che, per esempio, mentre per lo spirito l'intelligenza è un carattere intrinseco, di, per esempio, di tipo dinamico, nel Dio diventa un carattere di tipo statico? Eh sì. Questo è un altro grosso problema, naturalmente, di cui non negherò l'importanza, di cui non si possono negare gli aspetti. Si capisce. E questo è un problema che esamineremo più a fondo, naturalmente, sul quale già qualche volta ci siamo intrattenuti, su quella che è la staticità, direi, della divinità, in un certo senso. Perché il mobilismo di... E in un certo senso, sì. Sebbene le varianti, si capisce, direi proprio combinatorie nell'ambito di una struttura siano infinite, poi bisogna anche tener conto di questo, perché tu parli di staticità, ma la staticità, intendiamoci, è sempre in una dimensione infinita. D'accordo, però maestro, io vorrei dire questo, guarda, maestro, volevo dire questo, cioè a un certo punto a me appare che proprio perché
il corso dello spirito è infinito. Vedo la necessità dell'intelligenza. Sì. Mentre in Dio, per esempio, pre non vedevo. E poi cavolo. Ecco, vedi. Capire questo naturalmente è molto difficile. Perché tu consideri lo spirito un essere in movimento, il quale effettivamente avrà bisogno sempre della sua intelligenza, perché il cammino è eterno, non c'è un punto di arrivo, non c'è una fine, c'è l'eternità. E dunque lo spirito ha anzitutto bisogno di questa intelligenza. E tu chiedi, ma Dio, il quale è tutto, ha già tutto, ha creato tutto, perché egli è infinito, eterno, perfetto, a questo punto la sua intelligenza non si sa bene a che cosa possa più servire. Non avendo un cammino da percorrere, ma io ti aggiungerò però, non avendolo percorso mai da un punto di vista temporale. Bene, perché l'infinito non vale soltanto per i numeri positivi, ma vale pure per i numeri negativi. Non esiste solo un infinitamente grande, ma esiste anche un infinitamente piccolo. Non esiste dunque soltanto il futuro, diciamo, di Dio, ma esiste anche il passato di Dio, se si deve parlare in questi termini un po' assurdi, naturalmente, riferiti al concetto di infinito. Ma vedi, la questione è che tocchiamo un punto molto difficile, ed è questo punto: l'infinitezza stessa della struttura divina. L'infinitezza crea indubbiamente un mistero al fondo della questione, perché se è pur vero che Dio avrebbe esaurito tutto, sia pure all'infinito, perché avrebbe creato tutto, è pur vero che nell'ambito dell'infinito, questa è una definizione assurda, per il solo fatto di essere infinito, Dio continuerebbe il processo creativo, che non potrebbe arrestarsi mai. Questo però fa sorgere un grosso problema, è il problema della definizione stessa di Dio, perché se è vero che in base a una regola infinita, a un principio infinito, la struttura divina sarebbe in eterno movimento, è pur vero per contrasto che essendo egli Dio e avendo dovuto necessariamente far tutto, egli dovrebbe star fermo. Bisogna riconoscere un'altra cosa a Dio, è che l'infinito deriva da Dio. Dio non l'ha trovato e se ne è impadronito, ma deriva da Dio. E d'altra parte a Dio noi non possiamo assegnare un momento di principio. Dio non ha potuto avere inizio, deve necessariamente essere esistito, sempre. E deve essere esistito sempre, perché o si accetta questo o si nega Dio. Non si può porre assolutamente un momento di inizio. E il problema in se stesso diventa effettivamente complicato a risolversi. Noi stessi, d'altra parte, per quanto riguarda questa zona di Dio, non possiamo risolvere completamente questo problema. Possiamo spiegarcelo naturalmente, possiamo trovare noi stessi decine di argomentazioni a favore dell'uno o dell'altra tesi, argomentazioni che possono anche soddisfarci, si capisce, teoreticamente possiamo trovare delle giustificazioni. E possiamo dire che si può parlare di una struttura dinamica di Dio, la quale in un infinitamente compiuto, quale sarebbe il carattere di Dio, si muoverebbe dinamicamente. E cosa dovrebbe significare? Dovrebbe significare che se è vero che Dio avrebbe adempiuto dall'eternità il suo compito, è pur vero che gli effetti di questo adempimento sono effetti incompleti. E perché sono incompleti?
perché avendo egli creato anche lo spirito, ha reso questo spirito incompleto, perché non lo ha reso simile a lui. Lo spirito non è una proiezione di Dio, è una parziale proiezione di Dio. Avendolo reso incompleto e tuttavia però ampiamente sufficiente, è necessario che egli esista sempre, perché la sua esistenza garantisce l'esistenza della realtà e della legge. Per esempio, uno degli aspetti di questo problema è un aspetto di pura curiosità. Se Dio a un certo punto non esistesse più, lo spirito continuerebbe ad esistere? E io devo rispondere di sì, che a questo punto lo spirito continuerebbe ad esistere, perché lo spirito in pratica è oggi indipendente da Dio e la sua struttura è ormai eterna. E questo principio dell'eternità potrebbe essere sottratto allo spirito se Dio lo volesse? Io teoricamente avrei dei dubbi a questo riguardo, perché il principio dell'eternità, stabilizzatosi in maniera assoluta qual è nella struttura dello spirito, non è più legata a Dio ed è in forza qualitativamente simile a quella di Dio. Cioè due eternità fra di loro sono simili, sono uguali, non sono l'una più forte dell'altra. Non esiste un'eternità più eterna e un'eternità meno eterna, francamente. Se due cose sono eterne tutte e due comunque, hanno la stessa potenzialità. Così come non esiste un infinito più piccolo e un infinito più grande. È un assurdo matematico dire una cosa del genere. Una cosa è infinita e basta. Non c'è un alto e un basso, una misura più grande e una misura più piccola. Comunque, questo problema che tu hai sollevato è un problema che si può discutere. Però questo può far parte di una serie di conversazioni e non vorrei complicare le cose avendo già in corso una conversazione sullo spirito, per così dire la mente, e non vorrei confondervi le idee. Comunque quello che abbiamo detto basta già illuminarvi sulla importanza, direi, e sulla grandezza del problema. D'accordo. Lasciato il corpo, lo spirito si ritrova con dei caratteri di intelligenza che sono in tutto simili a quelli degli altri spiriti. Esiste però una diversa maniera di sfruttamento di questa intelligenza. E questa diversa maniera è dovuta all'evoluzione degli spiriti, cioè dire vi è uno spirito in termini bruti che sta più avanti e uno spirito che sta più indietro. Questo stare più avanti e indietro corrisponde all'impegno che lo spirito ha avuto nel corso della vita, maggiore o minore, e quindi può sfruttare in misura maggiore o minore questa intelligenza, ma le intelligenze sono uguali. Che cosa ne faccio di questa intelligenza? Direi è semplice. Non ho capito. Sì, può usare della propria intelligenza per penetrare in maniera più profonda o meno profonda la realtà che gli è intorno. La realtà che gli è intorno è una realtà universale, la struttura dell'universo, la conoscenza delle leggi che regolano l'universo, l'universo spirituale, un maggiore approfondimento del problema e della realtà divine, tutta la legge dell'universo alla quale lo spirito tende, perché lo spirito, penetrando questa struttura dell'universo, penetrando la legge dell'universo, arricchisce se stesso. Lo spirito questo fa, è un arricchimento del proprio patrimonio spirituale, è la conoscenza che aumenta in lui, e con la conoscenza aumenta una disponibilità verso Dio, aumenta in termini più umani quella che è la sua pace, il suo ordine interno. Lo spirito tende esclusivamente alla conoscenza, questa è una delle caratteristiche dello spirito, e tende naturalmente a un avvicinamento a Dio, chiaro.